3 dai fogli azzurri. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, realmente presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucarestia, siamo qui perché desideriamo adorarti, desideriamo essere profondamente in adorazione di te, che sei qui in mezzo a noi. Vogliamo all'inizio di questo tempo di adorazione donare a te, Signore, i nostri cuori, mettere davanti a te tutto di noi, perché tutto possa essere abitato dalla tua presenza. Viviamo un piccolo tempo di silenzio per poter deporre ai piedi di Gesù i nostri cuori e spalancare la porta di noi stessi a Lui, che non desidera altro questa sera che venire ad abitare in mezzo a noi.
A pagina 1 del piccolo foglio che abbiamo ricevuto trovate la preghiera di adorazione. Vogliamo recitarla tutti insieme per continuare a donare a Gesù Eucaristia tutto di noi. Eccomi dunque, mio Signore e mio Dio, davanti a questo altare dove tu ti trattieni notte e giorno per me. Tu sei la fonte di ogni bene, tu il medico di ogni male, tu il tesoro di ogni povero. Ecco, oggi ai tuoi piedi un peccatore, il più povero fra tutti, il più infermo che ti chiede pietà. Abbi compassione di me. Non voglio che mi scoraggi la mia miseria, vedendoti in questo sacramento disceso dal cielo e in terra solo per farmi bene. Io ti lodo, ti ringrazio, io ti amo, e se vuoi che cerchi qualche elemosina, ti cerco questa. Ascoltami, non ti voglio più offendere, e voglio che tu mi dia luce e grazia di amarti con tutte le forze. Signore, io ti amo con tutta la mia anima, ti amo con tutti i miei affetti. Fa che lo dica davvero e lo dica sempre in questa vita e per tutta l'eternità. Maria Santissima, santi i miei avvocati, angeli beati tutti del paradiso, aiutatemi ad amare il mio Dio amabilissimo. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Possiamo ripercorrere con lo sguardo il testo di questa da Sant'Alfonso e lasciare che alcune delle richieste siano sempre più impresse nel nostro cuore. La preghiera si concludeva chiedendo l'intercessione dei santi affinché potessero aiutarci ad amare Dio, a adorare Gesù Eucaristia. Questa sera vogliamo affidarci in modo particolare all'intercessione di San Francesco Caracciolo, colui che ha adorato notte e giorno la Santissima Eucaristia. In questa chiesa a lui dedicata vogliamo davvero chiedere questo per sua intercessione, la capacità di adorare sempre la Santissima Eucaristia. Ed è per questo che all'inizio di questo tempo di adorazione vogliamo chiedere la sua intercessione e recitare la preghiera in onore di San Francesco Caracciolo. La recitiamo insieme. Prega per noi, San Francesco, adoratore di Dio, cacciatore delle anime, tu che non hai esitato a lasciare tutto per essere tutto di Cristo, tuo Signore, insegnaci all'amore e al silenzio interiore, la fedeltà all'ascolto dell'amato,
la perseveranza nel lasciarci umilmente amare dal Dio vivo. Tu che ti sei fatto tutto a tutti per portare in ogni modo a ogni cuore la gioia e la bellezza del Vangelo, ottienici la carità ardente che faccia di noi in ogni nostra scelta e gesto e pensiero umili e irradianti testimoni dell'amore divino. Prega per noi, San Francesco, esperto dei giorni e delle notti, consumati con ardentissimo amore, sotto il sole di Dio. Amen. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodiamo la presenza eucaristica di Cristo Gesù in mezzo a noi con il canto numero 33. Ci accomodiamo e viviamo un tempo di silenzio, in modo da continuare ad adorare la presenza eucaristica di Gesù ed entrare in profonda intimità con il Signore presente in mezzo a noi.
A pagina 2 del piccolo foglio che avete ricevuto trovate il Salmo 15. Vogliamo lasciarci accompagnare dalla Sacra Scrittura in questo tempo di adorazione e lasciar che sulla nostra bocca siano presenti le parole di lode che troviamo nei Salmi. In modo particolare questa sera vogliamo lasciarci guidare dalle parole del Salmo 15 e un inno di lode, di affidamento, che esprime la spiritualità dei Leviti, uomini consacrati a Dio, nel popolo di Israele, che non possedevano l'eredità della terra, ma del culto all'Altissimo. Vogliamo recitare questo Salmo, io la strofa da solista, e voi come coro tutti insieme la parte in corsivo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, e esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lasciamo un piccolo tempo di silenzio in modo da poter interiorizzare le parole del Salmo 15 e farle nostre. Una piccola riflessione per poter continuare a pregare insieme. Viviamo questo tempo di adorazione particolare questa sera per affidare a Gesù Eucaristia i nostri cuori, le nostre persone, ma anche per affidare in modo particolare al Signore la preghiera per Padre Kenneth, che domani pomeriggio in questa nostra chiesa emetterà i voti temporanei. Ma cosa vuol dire fare la professione? Cosa vuol dire emettere i voti temporanei? Bene, il Salmo ce l'ha spiegato in modo molto chiaro. Io pongo sempre innanzi a me il Signore.
sta alla mia destra, non posso vacillare. Questo è il senso della consacrazione, un mettere tutto nelle mani di Dio, che è il nostro solido sostegno, è Lui il nostro fondamento. Noi vogliamo mettere tutto in Lui e lasciare che Lui, il Signore, stia sempre alla nostra destra. Ed è grazie alla Sua presenza che noi non possiamo vacillare. Grazie alla Sua fedeltà che noi continuiamo ad essere nel mondo quei segni di testimonianza della presenza di Gesù. È opera Sua. Noi ci affidiamo alle Sue mani, certi che il Signore guiderà il nostro cammino. Mi indicherai il sentiero della vita. E proprio questo affidamento completo al Signore porterà la gioia. Il Papa ce lo ripete spesso, che i cristiani devono essere nella gioia, sempre, perché è quello il segno che abita in noi lo Spirito Santo, perché il consacrato è colui che sta alla presenza del Signore. E il Signore dona la grazia, dona la gioia. E l'ultima strofa del Salmo ce lo ricorda molto bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. La nostra vita è nella gioia perché il Signore è con noi. Quando emettiamo i voti di povertà, castità, obbedienza, non ambire cariche ecclesiastiche, noi mettiamo tutte le nostre vite nella vita di Gesù. Ma questo ci riempie di ogni cosa, perché poniamo il nostro fondamento nel fondamento grande che è Gesù. La vita dei santi è una vita di gioia, perché hanno compreso questo. Voi mi chiederete adesso, va bene, tu stai parlando dei consacrati, e noi? La stessa identica cosa. Se scegliamo ogni giorno di mettere il Signore davanti a noi. Certamente il Signore chiama molti a una speciale consacrazione, a una speciale offerta, e quello che celebreremo domani nella Santa Eucaristia sarà proprio un affidare la vita al Signore. Padre Kenneth si metterà nelle mani del Signore nuovamente. Affido la mia vita a questa famiglia religiosa, reciterà. Ma voi che avete affidato la vostra vita o in altre consacrazioni, nella vita matrimoniale, come poter vivere la presenza del Signore? Scegliendo quotidianamente di metterlo davanti a noi. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. E allora scelgo di seguire Lui. E Lui, con la Sua presenza, donerà la gioia alla mia vita. Questo hanno vissuto i santi. Questo ha vissuto San Francesco Caracciolo quando notte e giorno adorava l'Eucarestia. Metteva l'Eucarestia davanti. Seguiva Gesù. E nella quotidianità portava la gioia della presenza di Gesù. Allora, mentre presentiamo al Signore la nostra preghiera per Padre Kenneth che si prepara a questo tempo di speciale consacrazione, a questo momento importante, tutti noi vogliamo chiedere al Signore: Signore, io ti voglio mettere al primo posto nella mia vita. Io ti pongo innanzi a me, perché voglio seguirti. E anche se vacillo un po', perché sono un po' stanco, un po' afflitto da varie prove, io so che tu stai alla mia destra e anche se vacillo un po', tu mi raccogli e mi porti. Ecco, sia questa la nostra certezza e affidiamoci al Signore questa sera, seguendo l'esempio di San Francesco Caracciolo. Mettiamo queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia, perché il nostro cuore possa crescere nella consapevolezza che se mettiamo il Signore davanti a noi, la nostra vita sarà inondata della Sua presenza. Vogliamo prenderci un piccolo tempo di silenzio, poi faremo un canto e poi in questa seconda parte dell'adorazione vogliamo lasciarci guidare da due segni che sono particolari della professione religiosa, ed è l'abito
e il libro delle costituzioni. Vedete che davanti all'altare c'è un abito piegato, quello che domani in modo solenne Padre Kenneth riceverà. L'abito è il segno della consacrazione, del essere completamente immersi nel Signore. Ma noi tutti il giorno del battesimo abbiamo ricevuto il nostro abito, quella piccola vestina bianca, quella consacrazione lì. Ecco, quella dobbiamo continuare a mantenere salda, viva e feconda. Allora questo abito religioso, che avremo anche la gioia di benedire questa sera, vuole ricordarci proprio questo, questo essere immersi nel Signore, seguire Lui. E poi ascolteremo i primi numeri delle costituzioni, che sono per noi la regola di vita, quella che nel corso dei secoli, più di 450 anni, i nostri padri hanno vissuto, ispirata da San Francesco Caracciolo. Vogliamo ascoltare i primi numeri. Non so se vi è mai capitato di ascoltare i numeri delle nostre costituzioni, forse nel passato, ma questa sera ci fa bene riascoltarle, perché è la regola della nostra vita. Ma questo non vuol dire che non può essere di stimolo anche per noi, per essere immersi nella vita che il Signore ci ha donato. Prendiamoci un piccolo tempo di silenzio, poi faremo un canto e poi ascolteremo questi numeri delle costituzioni. Ci disponiamo in piedi, prendiamo i libri azzurri e insieme cantiamo il canto numero 7.
Mentre continuiamo ad adorare la presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia, ascoltiamo i primi numeri delle costituzioni dei chierici regolari minori, noi, padri Caracciolini, ed è come hanno scelto di vivere il Vangelo i nostri santi fondatori. Trovate il testo a pagina 2 e a pagina 3. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Nel battesimo, quanti sono stati scelti e predestinati partecipano al mistero del Cristo morto e risorto e vengono consacrati con unzione santa al servizio di Dio e dei fratelli. Per vivere in modo più pieno e fruttuoso la consacrazione battesimale, quanti il Signore chiama alla vita religiosa con la professione di voti pubblici di castità, povertà e obbedienza, si liberano dagli impedimenti che potrebbero distoglierli dal fervore della carità e della perfezione del culto divino e si consacrano più intimamente al servizio di Dio e dei fratelli. A questa chiamata di speciale consacrazione intesero rispondere il venerabile Agostino Adorno, San Francesco Caracciolo e Fabrizio Caracciolo, quando sotto l'azione dello Spirito Santo diedero vita all'Ordine dei Chierici Regolari Minori, istituto clericale di diritto pontificio ed esente, ponendo se stessi e i loro seguaci alla sequela del Cristo, casto, povero, obbediente ed umile, perché più gioiosamente e speditamente camminassero verso la perfezione della carità per l'edificazione della Chiesa, alla luce del motto da essi scelto, ad maiorem resurgentis gloriam. A tale scopo, essi vollero porre al centro della vita del nuovo ordine l'Eucarestia, come fonte e culmine di santificazione e di apostolato. Questa centralità del mistero pasquale del Cristo nella vita dei fondatori e nella costante tradizione dell'ordine si esprime in una fedele e degna celebrazione delle azioni liturgiche, specialmente della Santa Messa, della liturgia delle ore, del sacramento della riconciliazione e attraverso l'adorazione eucaristica e la predicazione della parola di Dio. Essi, inoltre, vollero che i chierici regolari minori, ai voti di castità, povertà e obbedienza, aggiungessero come ulteriore e più profonda assimilazione a Cristo umile il voto solenne di non ambire dignità ecclesiastiche. Questa scelta di umiltà renderà i chierici regolari minori maggiormente disponibili verso i poveri, con particolare attenzione ai più bisognosi ed emarginati. Fedeli all'esempio dei fondatori che impararono da Cristo il prezioso valore della croce, i chierici regolari minori compiranno volentieri atti interni ed esterni, personali e comunitari di penitenza per la loro ed altrui santificazione e per la necessaria riparazione dei peccati. Inoltre, riconoscendo in Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, colei che più perfettamente ha imitato il Cristo, e grati per la particolare protezione promessa all'ordine nella persona del venerabile Adorno, i fondatori vollero che i religiosi ne coltivassero una devozione filiale e ne promuovessero il culto. Questo lo stile di vita
che i nostri fondatori ci hanno lasciato ed è un essere immersi in Cristo. Vogliamo vivere un piccolo momento di silenzio anche per poter ripercorrere questi primi numeri introduttivi del testo delle Costituzioni, quel piccolo libretto che vedete davanti l'altare, che domani in modo solenne il Padre Generale donerà a Padre Kenneth a segno di ingresso nella nostra famiglia religiosa. Ma questo stile di vita siamo tutti chiamati a viverlo, in modo particolare tutti noi che siamo desiderosi di mantenere vivo il nostro battesimo, quell'essere immersi in Gesù, quell'essere consacrati, quell'essere nella gioia perché il Signore è presente nella nostra vita. Segno esterno di questa speciale consacrazione al Signore, come già accennavo nella piccola riflessione, è l'abito religioso. Vogliamo ora metterci in piedi e chiedere al Signore che venga a donare la sua benedizione sull'abito religioso. Poi c'è anche la cinta a segno della nostra più stretta adesione a Cristo, nella povertà, nella castità, nell'obbedienza, e poi c'è anche la corona del rosario, a segno della grande devozione che i nostri fondatori vollero avere per Maria Vergine. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di rivestire la nostra natura mortale nella tua immensa bontà, ascolta la nostra preghiera. Benedici questo abito religioso, posto ad essere segno di novità di vita, affinché il tuo figlio che lo indosserà meriti di rivestire te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. E liberamente ora affidiamo la nostra preghiera a Gesù Eucarestia. Sono suggerite alcune intercessioni guidate, ognuno liberamente può leggerne una, e ripeteremo insieme: sostienili, Signore, con la forza del tuo Spirito. Al Signore, il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i nostri
Sostienili, Signore, con la forza del tuo Spirito. 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 E ora ci prendiamo un tempo di preghiera personale e comunitaria, con la possibilità anche di donare intenzioni spontanee. Ad ogni intenzione di preghiera risponderemo con un canone cantato, il numero 5. Signore, la mia affidiamo a te, Signore, Padre Kenneth, che si prepara a vivere la professione temporanea dei voti religiosi, perché possa vivere nella gioia questo inizio della vita sacerdotale come religioso caracciolino nella nostra famiglia e possa essere accompagnato dalla